La grande sfida è stata riorganizzare una mole di 30.000 documenti che è il nostro archivio di questi ultimi anni e soprattutto il fatto che Cittadinanzativa si occupa un po' di tutto. Spaziamo dalla giustizia, alla salute, passando per la scuola, la sicurezza del territorio ed è la nostra grande difficoltà. Se voi pensate un attimo alle altre organizzazioni del terzo settore, ognuna ha più o meno un settore in cui si è specializzata. Noi abbiamo la difficoltà legata proprio al fatto che siamo specializzati ma su tanti settori e quindi la grande sfida è stata riuscire a far capire alle persone che siamo sempre gli stessi, che c'è una coralità dietro tutto quello che noi facciamo ogni giorno, per questo ci chiamiamo cittadini attivi. Con la creazione della rete dei cittadini attivi digitali abbiamo cercato di dare corpo a tutte le persone che i pubblicitari in maniera offensiva chiamano indivanados, cioè quelli che non vogliono fare gli attivisti, andando nelle sezioni, dargli possibilità per dare forza alle cose che noi facciamo se ci credono e aggiungere la loro forza alla nostra, quindi diventare una rete nella rete. Siamo partiti da circa 40 persone che facevano questa attività, siamo arrivati a più di 300 che svolgono il ruolo di volontari in rete. E questo ci ha dato un'enorme crescita nel settore digitale, come Twitter, Facebook. Non siamo ancora al livello che io sogno, ma devo dire che c'è una grande strada su questo. E anche il sito rispecchia un po' questa ambizione, cioè quella di far capire a tutti il più possibile la complessità delle cose che facciamo in maniera semplice e anche, magari come direbbero gli americani, in maniera appealing, cioè che ti attragga. E una delle cose che a me ha dato più soddisfazione nell'ultimo anno è stato l'inserimento di una cosa molto semplice, di un discuss, che è un piccolo blocco con cui tu puoi commentare le notizie del nostro sito, con cui le persone interagiscono, ci mandano dei feedback molto interessanti, delle risposte, ci pungolano, ci dicono perché non avete fatto questo, perché hai parlato di quest'altro. È un canale vero e proprio attraverso cui fare un colloquio con le persone. E su questo devo dire abbiamo trovato degli ottimi compagni di viaggio, fotografi, illustratori, grafici, musicisti, gente che ci sta mettendo il cuore e questa è la chiave del successo, secondo me.